delle scuole la cosa che sanno sicuramente è che ha scritto queste croniche di Lucca, che hanno la particolarità di essere scritte nel XV secolo e di essere illustrate. Questa è una cosa che colpisce, diciamo, e quindi è forse la cosa per la quale Giovanni Selcambi tra voi è più conosciuto. Ma questo personaggio, a cui noi abbiamo dedicato la mostra, anche quest'anno abbiamo intrapreso l'attività di Gioca Teatro che avevamo iniziato l'anno scorso. Hanno collaborato le insegnanti di lettere e di educazione tecnica con l'aiuto di due esperti delle circoscrizioni 7 e 9 da cui è partita questa iniziativa. Un operatore cinematografico di nome Vincenzo Moneta e le sue assistenti Anna Maria e Silvana. L'argomento trattato è il Medioevo, periodo che abbiamo studiato per lungo tempo a storia, e l'obiettivo è quello di creare una mostra con dei nostri lavori in cartapesta ed un filmato in cui si narra la vita in quel periodo, le usanze, i costumi. Abbiamo visto delle diapositive, dei filmati, ricercato notizie storiche e alla fine abbiamo deciso di realizzare 12 segni zodiacali usando la tecnica della cartapesta, perché nel Medioevo molti studiosi, anche famosi, si dedicavano all'osservazione dell'astrologia in generale. Abbiamo lavorato in piccoli gruppi scelti a caso, allo scopo di conoscerci a fondo e socializzare in modo migliore fra noi. Disegnavamo cartelloni, alcuni che davano l'idea di come poteva essere veramente la vita in una piazza medievale e altri con gli schemi per realizzare il film partendo dalle idee, alla ripresa, al montaggio, fino ad ottenere un film vero e proprio.
La visita alla mostra dei Cercambi, la gita a Firenze e al castello sul lago Frasimeno sono servite ad uno studio preliminare per realizzare il film. Il lavoro di Italiano, continuato durante le ore scolastiche, è stato forse più divertente, ma sotto certi aspetti più complicato, perché dovevamo girare delle scene sul Medioevo. Ognuno di noi in qualche modo ha partecipato, secondo le proprie capacità, la propria volontà e i propri interessi. Thank you.
mese è stato consacrato un nuovo cavaliere. Nella cerimonia della vestizione ha pronunciato la consueta formula. Io non invaderò in alcun modo le chiese, né le cantine delle chiese. Io non assalirò sacerdoti e monaci che non portano armi. Io non ruberò né buoi né mucche né alcuna bestia da stoma. Io non imprigionerò né il contadino né la contadina né il mercante per ottenerne il riscatto. Io non preleverò i loro soldi e non li obbligherò a pagare riscatti. Io farò in modo che essi non perdano i loro beni a causa della guerra del loro signore e non li frustrerò per privarli delle loro sostanze. Da metà maggio alla festa di ogni santi io non ruberò né un cavallo né una giumenta né del pollame lasciato in vita. La pagina economica, nuovo regolamento delle operazioni di cambio. Negli adiacenti e nell'atrio stesso della chiesa di San Martino si svolsero, specialmente durante secoli XII, XIII e XIV, attività diverse, non tutte di carattere spirituale, che dovettero essere disciplinate onde evitare frodi e speculazioni. Questo ci viene testimoniato da un'iscrizione scolpita nel marmo, collocata nel portico stesso del 1111, sotto il vescovato di Rangelo. Anziché sia conservato il ricordo e sia osservata la decisione della Corte della Chiesa del Beato Martino, scriviamo il giuramento che tutti i cambisti gli speziali di questa Corte fecero al tempo del Vescovo Rangelo, perché ogni persona possa cambiare, vendere, comprare con fiducia. Tutti i cambisti gli speziali giurarono che da quel momento in poi non avrebbero fatto furti, truffe e falsificazioni entro la Corte di San Martino né nelle case dove si dia ospitalità. Fanno questo giuramento quelli che vogliono stare lì in cambio e rispetto. Vi sono inoltre quelli che stanno sempre a custodia di questa corte, che fanno correggere qualunque regolamento. Il Papa Alessandro II oggi a Lucca per la posa della prima pietra della cattedrale di San Martino. L'importanza dei Passerfini nel Marchesato di Toscana, zone strategiche della via Francigena, che controllano il passaggio per Roma. Disordini a Roma. Il Papa Sergio III si rifugia a Lucca presso la corte di Adalberto II. Tensioni fra Lucca e Pisa. Si potrà evitare la guerra? Gerusalemme città contesa. Prato del Marchese. Partenza dei crociati verso Gerusalemme. Urbano II benedice i soldati. Ricchezze di Adalberto messe in risalto dall'imperatore Ludovico II. Gli intrighi della Marchessa Berta di Toscana tesi a mettere sul trono d'Italia il figlio Ugo di Provenza. Lucca in fiamme, incendi e saccheggi, depredato il tesoro papale dalle chiese di San Frediano e il San Romano. Bianchi e neri. I lucchesi sono profondamente divisi da contrasti di interesse e di potere. Già da tempo le famiglie e i consortati lucchesi si dilaniano tra loro con il pretesto di guelfismo e di ghibellismo, e poi di neri e di bianchi. Dal 1295 la città è divisa in albi e nigri,
quali, per la smania di sopraffarsi, procurano gravi danni all'economia e alla stabilità della Repubblica con l'alternarsi di bande e distruzioni, a seconda del prevalere degli uni o degli altri, e spesso fanno il gioco del nemico comune. La fazione nera o guelfa è appoggiata dal popolo minuto, la fazione bianca o ghibellina è appoggiata dal popolo grasso. Marzo 1281, annunciata da singolari presagi la nascita di Castruccio Castracani. La madre, dopo aver avuto per molti dì grandissime dolle, la notte che ella partorì, essendosi per la stracchezza alquanto addormentata, le parve in sogno partorì una fiamma, la quale all'intorno ardesse ogni cosa, ed ella ancora bruciasse. Per tal sogno prese molto spavento e, come fuori di sé risvegliatasi, immediate partorì quel figliolo di smisurata grandezza. Una stella cometa, apparsa di verso settentrione, quasi alla fine del segno della Vergine, annuncia novità e pestilenze e soprattutto la morte del re di Francia e dei figliuoli e di Papa Clemente, i quali poco appresso morirono. Gli astrologi dissero che la cometa che apparve in Germania, Francia e Olanda nel 1314 fu segno di quella pestilenza che ella doveva venire perché la sua influenza fu sopra quei paesi. Thank you.
La pantomima, con le maschere che raffigurano la perseguitante figura dei diavoli, vuol rappresentare il significato che nel Medioevo le veniva attribuito, la causa del male che provocava tutte le malattie e le epidemie. Primavera benvenuta sia a ricacciare l'inverno intemerato, che tra la baldoria e canti in allegria in fondo al mondo viene rimandato. Se grandine ed il freddo hanno imperato nell'orrida stagione che va via, il primo sole che si è avvicinato ci scalda dentro come una magia. È questo il tempo della salvazione che ricopre la terra di colore, che scaccia il male e genera emozione in questa grande festa dell'amore. Veramente dire che è stata un'attività positiva, che ha portato soprattutto un senso di maggiore responsabilità in noi e verso i compagni. Infatti, lavorando in gruppo, ognuno di noi ha avuto la possibilità di esporre le proprie idee per mezzo di un libero dialogo con i compagni, ma anche con i professori e con gli esperti del teatro. In questo modo poteva accadere anche di essere contraddetti nelle proprie opinioni. Ma così ognuno di noi è riuscito a maturare intelligentemente e a stabilire con gli altri una certa convivenza e un rapporto di vera e propria amicizia. Per la realizzazione di questo lavoro c'è stata la totale partecipazione della classe, in modo che il merito non vada soltanto ad alcune persone particolari, ma a tutta la seconda C. Abbiamo insomma fatto un vero e proprio lavoro di gruppo, anche se non sta solo a noi giudicare come lo abbiamo fatto.
Abbiamo girato anche alcune parti del film all'aperto, tra cui un grande girotondo, fatto tenendoci per mano per simboleggiare l'amicizia, la solidarietà e l'unione che ci dovrebbe essere tra tutti gli uomini del mondo. Thank you.
Che cos'è un amico per te? È una persona con la quale ci puoi giocare, fidarti, ti aiuta, ti fa divertire. Il tuo tempo libero come lo passi? Lo passo con gli amici, giocando, parlando di quello che vogliamo fare insieme e alla televisione. Sono soddisfatta di come passo il mio tempo libero, però vorrei conoscere altri bambini e bambine. Claudio Baglioni, a me mi piace di più sabato pomeriggio perché mi viene in mente lui con la sua ragazza e che si lasciano e mi viene qualcosa dentro che mi fa piangere. Detta qualcosa della vita di Battisti? No. Suo fratello? No. Io invece di Claudio Baglioni so che è sposato, ha un figlio di 5 anni e ora è divorziato. Venditi mi ricorda, mi piace ricordati di me perché ho seguito una sua storia d'amore. Che vado la mia cugina e un suo ragazzo. E questa è la sua canzone. Cioè, a noi ci piacerebbe molto il calcio. Però sa come organizzarci e tutto. Mi chiamo Lucia, ho 10 anni e vado a scuola privata in Francia, alla scuola di San Lorenzo a Baccoli. E poi dopo giovedì vengo a giocare a teatro, ci divertiamo, torno a casa e il compito l'ho già fatto. Poi vado in piscina il venerdì e il martedì e poi il sabato vado alla dottrina e vado in bicca. Ok, mi chiamo Kelly, sto facendo la quinta e mi sa che ne ho 11 anni. Allora, durante il mio tempo libero vengo qua, gioco a teatro, ci divertiamo, oppure vado a scuola il pomeriggio certe volte per preparare la recita di fine anno o vado a ballare, frequento la scuola il ballo liscio. Sì, io il martedì, il lunedì e il mercoledì vado in palestra, ginnastica ritmica, poi il giovedì vengo qui e gioco a teatro. Con la carta pesca, il cartoncino e il rame di pino abbiamo costruito la testa di un drago, grosso e verde.
difficile muoversi insieme e non far capire chi fa il capeggio. La qualità di gioco a teatro, soprattutto mi è piaciuto fare giochi teatrali che servono per divertirsi e insieme imparare a recitare con il corpo e con la voce. Uno di questi è la chiappina dell'Endadore, che si svolge in un piccolo spazio disegnato per terra. È uguale all'altro tipo di acchiappino, ma ci si muove lente lenti e serve per imparare a conoscere meglio i movimenti del nostro corpo. Insieme alla mia amica.
Proposta dagli stessi ragazzi delle circoscrizioni 7 e 9 in un gioco questionario presentato dal progetto Giovani e giocato, si fa per dire, nel secondo ciclo delle scuole elementari e alla scuola media Leonardo da Vinci. Questa iniziativa si sviluppa e viene proposta nell'autunno 91, primavera 92, a due prime classi della scuola media, prima B e prima E, come prima esperienza integrativa tra scuola e territorio. L'attività del laboratorio tende a costituire un'aggregazione tra adolescenti su un interesse comune, ma soprattutto tende a migliorare la relazione dei ragazzi con se stessi, con i loro coetanei e con l'ambiente circostante,
sostenendo e promuovendo la formazione anche per una migliore coscienza ecologica. L'esperienza è maturata e si sta sviluppando, sostenuta soprattutto da due associazioni con sede nella circoscrizione numero 7, il gruppo micologico lucchese, e nella circoscrizione numero 9, la PROCIV, associazione dei volontari per la protezione civile. Il laboratorio si avvale anche della collaborazione degli esperti dell'orto botanico di Lucca. Nell'orto botanico ci sono piante di vario genere e altri secolari. Alcune di queste provengono da diversi paesi del mondo. Ci sono due laghetti, uno profondo 30 cm, l'altro 2 o 3 metri. Uno di questi è al centro dell'orto botanico ed è ricoperto dalle ninfee. Al centro del lago c'è il cipresso calvo. Un tipo di muschio che nasce qui all'orto botanico si chiama spagno perché è pieno zeppo d'acqua. Un'altra curiosità di questa pianta è che non muore mai e nasce insieme a una felce florida che si trova anche in Africa e si chiama Osmunda regalis. Questa pianta è della famiglia dell'Osmundaceae. I carici sono sottili foglie che si trovano sulle ninfee, vengono usati per rivestire fiaschi di vino. Entrando nelle due serre abbiamo visto delle piante, due ambienti, una è l'America del Sud e l'altra quella dell'Africa. Nella serra dell'America del Sud abbiamo visto delle piante, fra cui maggiormente c'erano i cactus. Lucio, qual è il materiale?
fertile di un fungus comicete e riesco a prenderla col bisturi. Di strumento uso il microscopio che ha l'oculare e l'obiettivo. Per guardarlo posso usare il vetrino portaoggetto e il vetrino copriogetto. Lucio, come si fa a vedere al microscopio? Quindi la parte fertile del fungo della scomicete. Lo metto sul vetrino portaoggetto. Poi ci metto l'acqua e lo ricopro con il vetrino portaoggetto. E lo metto sotto il microscopio. L'ingrandimento è colloculare 10 fere e l'obiettivo 40 fere. L'ingrandimento è 400. Cosa osservi? Osservo delle forme allungate che sono le ascospore, poi degli aschi e delle parafisi. Tutto ciò serve per imparare a osservare i funghi e riconoscerli. Stare insieme e conoscersi meglio tramite giochi mirati guidati dall'animatore, offre all'interno della serata stessa conoscenze e curiosità sull'ambiente, sulla sua salvaguardia e sulla tradizione del territorio. Yeah.
uscito dagli amicali per affrontare e visualizzare insieme alcuni degli argomenti discussi negli incontri mensili del laboratorio ecologico di Milano. Rifiuti e li abbiamo buttati nel sacchetto dell'immondizia per dare un po' un aiuto alla natura. Ma io sono venuto la prima volta, ho visto che non mi è piaciuto. Anche a me ha fatto un grande aiuto perché ha portato a noi tutte le cose e tutti i residui della spazzatura e quindi a noi ci ha permesso di buttarle via e non di buttarle nel mare ma in un altro posto oppure bruciarle. Mi chiamo Eleonora Neri e questa gita è molto bella, mi sono divertita, gente simpatica, soltanto che dal parco di San Rossore mi aspettavo qualcosa di meglio invece che una specie di scarica. E in questa gita ho visto il mare e le sue, insomma, il suo inquinamento causato dalla nostra tecnologia avanzata. Penso che non è il mare a portare questo rifiuto, ma siamo noi che non siamo veramente... Cioè, la nostra civiltà non ci fa pensare alla natura, bensì a noi stessi e basta, perché noi anche quando andiamo a fare un picnic non ci preoccupiamo di prendere la roba e metterla nel sacchetto, la spazzatura e poi nel cestino, la lasciamo lì perché tanto è lo stesso. Abbiamo seguito l'addestramento dei cani bannini e abbiamo visto un uomo faceva finta di affogare e delle persone erano davanti per non far passare il cane, per farlo girare attorno. E poi quest'uomo gridava aiuto e il cane lasciava andare il cane, e il cane partiva, andava dall'uomo, li portava al salvagente e lo portava alla barca. Stamattina ho visto una spiaggia molto sudicia, e, tra virgolette, e oggi vedendo questo parco ho un'altra impressione, perché dovrebbero tenere conto più di questo parco, sì, ma anche delle spiagge, ripulirle, anche, siccome sono posti protetti, però sono... non vengono ripuliti come questo posto protetto che sto vedendo ora. Domani noi abbiamo raccolto delle taniche, delle cose, dello sporco che era sulla spiaggia, l'abbiamo portato nel cassonetto, non perché serve
per ripulire tutta la spiaggia perché non ce l'avremmo mai fatta. Però per dare un esempio agli uomini di non inquinare la spiaggia. Io mi chiamo Luciana e ho 10 anni e vado alla scuola di Santa Maria del Giudice. Beh, non mi aspettavo questo proprio, però mi aspettavo soprattutto che ci fosse più pulito, un mare curato. Invece ho visto soltanto il mondizio, questo proprio ha fatto brutta figura. Credevo che fosse un parco quasi uguale a questo, tenuto bene come questo. E questa gita è stata molto bella. È per noi ragazzi un'occasione per stare insieme in maniera diversa. Attraverso interessi didattici agli esperti, ci siamo guardati intorno con più attenzione e curiosità, venendoci a conoscere e a sentire più nostre cose che avevamo sorvolato. Un esempio è la montagnola, l'orto botanico, l'equilibrio del sottobosco, i funghi e la loro riproduzione, l'inquinamento, le calamità naturali e quelle provocate dall'uomo. E un'attenzione anche al nostro spazio domestico e agli incidenti provocati dalle nostre disattenzioni. Attraverso questi argomenti ed altri ci stiamo guardando intorno con più attenzione e con la voglia di continuare insieme a riscoprire il nostro territorio e a rafforzare la nostra amicizia.